Siamo alla 30ª edizione della congiunturale di Cosmetica Italia, ormai nella parte finale dell'anno, che vede dei numeri ancora positivi, io direi quasi entusiasmanti, perché pensare a un 4% di crescita in momenti come questi sia sicuramente non solo rappresentativo di quella aciclicità che da sempre rappresentiamo come cosmetica, ma direi proprio dell'impegno che i nostri imprenditori hanno dimostrato. Noi siamo al termine di un anno impegnativo, importante, legato anche alla nostra partnership con il Cosmoprof e anche con l'Expo 2015. Cosmoprof che ha visto le sue edizioni, Las Vegas, New York, ovviamente Bologna e non ultimo Hong Kong. In occasione della 30ª edizione della congiunturale presentata a dicembre 2015, sono stati presentati i dati elaborati dal Centro Studi con dei risultati più ottimistici rispetto alle precedenti rilevazioni, al punto che per la prima volta dopo qualche anno i fatturati sul mercato interno crescono di quasi un punto percentuale e comunque la parte del leone la fanno ancora le esportazioni, che toccano i 3.700 milioni di euro a fine 2015 con una crescita addirittura di 10 punti percentuali. Quindi siamo ottimisti nel considerare positivi i prossimi andamenti, che ovviamente troveranno conferma nelle rilevazioni che presenteremo in occasione del Cosmoprof 2016 dal 18 al 21 marzo prossimo. Sono qui ospite di Cosmetica Italia per la congiunturale 2015, anzi grazie per l'ospitalità. Ho fatto un piccolo speech su uno dei temi discussi dal presidente Rossello, ovvero il tema dell'identità e dell'appartenenza. Tre consigli per i brand. Il primo consiglio è: prima di fare qualsiasi tipo di campagna o di azione, sempre passate dal legal, perché ci sono vari aspetti legali che bisogna tenere presente. Il secondo consiglio è quello di ascoltare prima di tutto la propria community e ascoltare le conversazioni. E il terzo motivo è quello di comunicare un qualcosa che sia di valore per la nostra relazione con la community, non per la community, ma per la nostra relazione con la community, perché deve essere bionivoco. Ne approfitto poi di questo momento per augurare a tutti un 2016 positivo. C'è la convinzione che il nostro settore, proprio per le sue caratteristiche, riuscirà a rivedere non solo l'occupazione, ma proprio anche i fatturati in crescita. Questo vuole essere da un lato così una previsione, dall'altro anche un augurio dato il momento a tutti voi.